l'ultima tappa del 2021 del secondo congresso nazionale della FNOPI. Quali sono stati i risultati raccolti finora e soprattutto quali sono le criticità emerse che avete riscontrato in questo viaggio dal nord al sud della penisola? Allora, abbiamo trovato delle eccellenze infermieristiche, delle eccellenze professionali. Abbiamo trovato colleghi assolutamente poco visibili che da sempre, e quindi non solo in questo periodo, stanno lavorando nei territori, nei loro territori, per garantire quello che è stato il nostro slogan di questo congresso itinerante, ovunque per il bene di tutti, per una salute di prossimità. E quindi siamo andati a mettere in luce quello che gli infermieri, in maniera spesso silenziosa e spesso senza riflettori, hanno fatto e stanno facendo. Questo ci ha dato la forza per fare in modo che queste buone pratiche non restino solo delle buone pratiche isolate, ma diventino elementi strutturali della sanità del futuro. Se dovesse stabilire una priorità rispetto alle criticità, quale sarebbe la più urgente, la prima da risolvere? Lavorare affinché la nostra professione sia attrattiva e affinché tanti giovani si possano avvicinare alla nostra professione. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha definito gli infermieri il fulcro delle case e degli ospedali di comunità che sorgeranno grazie al PNRR. Gli infermieri sono pronti a ricoprire questi nuovi ruoli o c'è bisogno di formazione ad hoc? Sicuramente la formazione deve essere una costante del professionista, quindi non è che a un certo punto la formazione finisce e non si fa più formazione, è una costante ed è una condizio sine qua non dell'agire professionale e della professione intellettuale. Quindi accompagneremo con una formazione costante e permanente, ma come dire, la professione infermieristica, le professioni infermieristiche hanno nel loro bagaglio formativo queste competenze.